Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere assieme come creare un preset sul Quad Cortex ispirato al suono dei Gojira. Allora, adesso dovreste vedere qui, da qualche parte, il Cortex Control. Allora, per prima cosa andiamo a settare qui Row 3, ok? In modo tale da creare un'altra linea qui sotto per capirci. E come uscita, nel mio caso metteremo 3-4 perché sto uscendo con due jack nella scheda audio. Ora, perché ho fatto questa cosa? In breve, per sfruttare al meglio la CPU del Quad Cortex e renderlo ancora più veloce senza fargli fare troppo sforzo, perché se andassimo a mettere tutto qui sopra, siccome andremo a creare un rig stereo, la CPU inizierebbe a dirci che non possiamo mettere altre cose prima. Se non avete mai provato a fare questa cosa, provateci e vedrete che facendo in questo modo, mettendone una sopra e una sotto, veramente potete fare quello che volete. Ora, perché andiamo a creare un rig stereo? Uno, per avere un suono decisamente più ampio e più presente. Due, perché Joe Duplinter, come si sente Je suis français, non so come si pronuncia, ma per noi sarà Joe, utilizza due ampli dal vivo e anche in studio, ovvero sia le EVH terza serie, 5150 terza serie, la Stealth, ovvero sia quella nera con le 6L6 e quella oro per capirci con le EL34, ma non utilizzeremo esattamente questi ampli. Allora, andiamo a creare il nostro stereo per prima cosa. Quindi mettiamo qui sopra, vado a prendere una Peavey 5150, ok, la prima serie, al posto della EVH, ok, terza serie con le 6L6. Perché questa cosa? Perché matchata con l'ampli che andiamo a prendere adesso, che è la nostra EVH con le L34, secondo me qui sul Cortex almeno suona un pochino troppo gonfia. Però eventualmente basta cambiare l'ampli sopra e mettere la EVH con le 6L6. Ok, ora come cabinet ci mettiamo qui l'EVH. Eccolo qua. E qui sotto ci mettiamo invece una Marshall con i Greenback. Eccola qua. Perché con i Greenback? Uno, perché è il mio cono preferito. No, perché queste due casse secondo me messe assieme funzionano bene. Poi facciamo un test dopo. Ok. Allora, prima di provare gli ampli, come sono così, andiamo a mettere un noise gate qui, perché sicuramente ci servirà. Quindi adaptive gate e lo mettiamo bello ignorantello. Ok. E l'altra cosa, andiamo a mettere il transpose e mettiamo la chitarra giù di un tono. Io sono in standard, in questo caso la chitarra passerà in re. Ora non sto qui a farvi un rig completo con gli effetti e tutto quanto e le scene. Se volete un video di quel tipo sui Gojira, fatemelo sapere nei commenti e sicuramente ve lo farò. Qui ci concentriamo principalmente sul suono, ok, il suono dell'ampli, e siccome loro suonano tendenzialmente in re, poi usano anche il drop eccetera eccetera, mettiamo subito il transpose perché in questo modo possiamo andare a sistemare l'equalizzazione nel modo corretto, o meglio più corretto possibile. Ora, livello A, ampli sopra, livello B, ampli sotto. Quindi andiamo a mutare intanto il livello B, ok, e facciamo uscire solo la nostra 5150. Questo è stato un fail. Ok, non è male, però possiamo migliorarlo un pochino. Allora, gli toglierei un filino di basso, proprio appena appena, e gli darei un pelo di medie. Perché le medie? Perché nel modern metal, in questo caso possiamo dire nel French metal, scherzo, comunque le medie sono più accentuate rispetto al thrash di una volta o al heavy di una volta, okay? Che non erano così chiuse come si pensa, però insomma avevano, sicuramente non erano messe così. Ecco, in questo caso, a parte le medie, ho utilizzato la famosa equalizzazione AV. Ok, quindi basse di così, alte di là, ok, più o meno, non devono essere uguali, però è una cosa che nel metal si tende a fare parecchio. Gli darei anche appena appena una botta di gain.
Ok, e già non è male, è un po' scarico, però dobbiamo sempre considerare il fatto che andremo a utilizzare anche la EVH. Ora, riportiamo sul livello B, tiriamo giù il livello A e andiamo a vedere cosa dice la nostra EVH. Ok, è già chiusissima. In questo caso cosa facciamo? Togliamo proprio una punta di gain appena appena. Quello che ce la rende così chiusa non sono solo i bassi, ma è sicuramente il resonance. Quindi qui andiamo a toglierlo. Ok. Togliamo anche un pochino di basse, proprio appena appena. Anche qui gli diamo un po' di medie. In questo caso toglierò un pochino di alte. Ok, e gli darò un po' di presence. Perché questa cosa? Perché in questo modo andremo a togliere quel suono che ci taglia le orecchie, per capirci, ma sarà comunque bello aperto. Ok, vediamo un po' come suona. Ok, non è male. Però secondo me possiamo provare a cambiare il cabinet e mettere l'EVH anche qui. L'ho visto, dov'è? Mi è scappato. Eccolo qua. Vediamo la differenza. Ok, direi che vince lui, perché sentite che è un po' più scarico. Le basse non sono così, anche se comunque a me piacciono le basse, non troppo invadenti. Però dobbiamo pensare che poi questo suono andremo principalmente a utilizzarlo o dal vivo o in un mix. Quindi se ci mettiamo le basse che fanno andiamo a stressare il basso, ci mettiamo assieme alla cassa e sicuramente non esce quel suono tight che hanno i Gojira. Se sentite sotto questo suono che fa, spero che non vi dia fastidio. Ho semplicemente un piccolo ventilatore qui sul desk perché fa un caldo terrificante, almeno per i miei gusti. Ok. Così non è male, io toglierei un po' di basse. Ok. Ora, il controllo delle basse, chiaramente del resonance, si può calibrare. Teniamo conto anche dello strumento che andiamo a utilizzare. Io sto utilizzando la mia E2, che è in Mogano, con pickup passivi. Un po' come fa Joe con la sua nuova ESP, ha comunque un pickup passivo e è in Mogano. Con le Charvel, sempre chitarre in Mogano, pickup passivi. Quindi sono già un po' più scure di loro le chitarre. Se andate a utilizzare una chitarra in ontano, ad esempio quella che può essere una Superstrat tipo questa, però in ontano, forse le basse dovete calibrarle un attimo, anche le medie. Però insomma, intanto provate così e in caso, come sempre, fatemi sapere cosa ne pensate e cosa ne esce. Ok, ci manca quel croccante sulla sesta corda che si sente spesso nel modern metal, specialmente anche nei Gojira, che è quella media che fa fare un po' legno, quel suono squank alla sesta corda. Allora, lui utilizza sicuramente il KH di K, se non vado errato, Gojira. Prima di avere quello Signature ne aveva un altro, che è il, non mi ricordo come si chiamava, un nome strano, comunque quello nero con le scritte verdi. Noi andiamo a prendere il nostro classicone, ovvero sia il Tube Screamer 1, perché è un pedale che conosco veramente bene e perché nel metal, se avete un buon ampli e un Tube Screamer davanti, bingo. Ok, gli apriamo un pochino i toni, forse anche un po' meno, vediamo un po' cosa succede. Ci siamo quasi, ma non ancora, vediamo senza. Sentite quanto è scuro. Ok, ora, fatta questa cosa qua sulla EVH, andiamo a riprendere la nostra 5150. Ok, 5150. Paniamo brutalmente uno a sinistra e uno a destra e andiamo a vedere se i livelli ci sono. Ok, sicuramente possiamo alzare il livello di entrambi e quasi quasi lo alzerei direttamente dal volume dell'ampli. Non andiamo a cambiare il master perché ci cambierebbe chiaramente il suono. Vediamo un po'. Ok, direi che così è più che buono. Sentite ora come la 5150, la PV, va a bilanciare la EVH. Ok, in questo caso io toglierei ancora un pelo di basse e metterei un pochino di gain in più.
Vediamo un po'. Sì, voi direte come fai a capire da questo suono. Eccolo qua. Chiaramente per far uscire questo suono non è solo una questione di medie, dovete anche darci di brutto con la mano destra, eh. Però direi che ci siamo. Do ancora una punta di medie. E forse una punta di basse gliela tolgo qui e gli do una punta di alte ancora. E vediamo un po' che succede. Ok, ho testato anche gli accordi interi perché comunque i Gojira utilizzano gli accordi aperti, eh? Ok, questo suono devo dire che mi soddisfa. Sì, 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 ci siamo. Ok, poi fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate, perché io sono un po' come i bimbi quando faccio i suoni e arrivo a quello che voglio, dico oddio. Ok, ci mettiamo un filino di riverbero. A me piace parecchio l'hall, però chiaramente in questo caso ci serve solo per creare un po' di spazio, perché altrimenti ci toglie il discorso ritmico. Ok, sentite che ha quella punta di alte che non mi fa impazzire, quindi andiamo a chiuderlo un po'. Esatto, che non vada a stressarci l'anima, come si dice. Sì, c'è anche questo. Ok, direi che ci siamo. Spero che questo video vi torni utile e fatemi sapere cosa vi sembra questo suono, cosa ve ne pare di questo suono, ok? Ripeto, se volete un rig completo dei Gojira, fatemelo sapere, in quel caso realizzerò un video con le scene e tutti gli effetti. Due dritte, se volete mettere un delay lo mettete analogico, palesemente analogico il delay che utilizza Joe. Perché analogico? Perché va a scurirsi un pochino e secondo me già settato dritto così con un po' di ping pong. Esatto, meno feedback ma ci siamo, è già abbastanza lui. Esatto, su questa cosa. Poi ci mettete, se avete un pedale di pressione, un whammy, oppure lo usate esterno per fare il salto di due ottave. E per fare le ottave, in quel caso, o vi fate delle scene a parte, oppure ci mettete direttamente un octaver e avete risolto il problema. Ok, io spero che questo video vi sia piaciuto, ripeto che vi torni utile, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e noi ci vediamo alla prossima.